Sì, grazie della linea. Sono con Tanino Fierro, possiamo dire decano della politica lucana. Lo ricordiamo per chi non lo sapesse, ma insomma saranno veramente in pochi di quelli in ascolto. 3 volte sindaco di Potenza, sindaco del terremoto a 33 anni, affrontò, diciamo, il sisma del 1980. Erano appena 4 mesi che era diventato primo cittadino, poi è stato consigliere regionale, è stato presidente del consiglio regionale. Insomma, una vita in politica. E non ha ancora smesso, ha fatto una pausa per queste elezioni regionali, ma insomma mi ha confidato che scenderà in campo con una sua formazione per quanto riguarda le comunali. Ancora non si sa se centrodestra o centrosinistra, però soffermiamoci adesso su un commento politico, e chi meglio di lei può farlo, di questa elezione. Insomma, partiamo dal dato: adesso siamo a 103 sezioni su 682, siamo quasi a un sesto delle sezioni. Abbiamo Bardi a 56%, Marrese al 42%, Follia all'1%, insomma, mi sembra che la forbice sia davvero ampia. Sì, è un dato secondo me che va ancora atteso per il semplice fatto che ci troviamo in una parte ancora iniziale dello spoglio, però rispetto a questo dato bisogna riflettere perché ci troviamo davanti ad una forbice molto larga che la dice lunga, che politicamente va interpretata con molta avvedutezza per il semplice fatto che apparentemente le cose sembrano scontate. È una campagna elettorale il cui dato finale me lo aspettavo, però non in questi termini. Come è stata affrontata la campagna elettorale sotto gli occhi di tutti? Da una parte c'è un centrodestra più organizzato che ha avviato in Basilicata un'esperienza nuova con un laboratorio aperto, largo, ed un centro-sinistra che ha avviato questa campagna elettorale in modo estremamente confuso, con una serie di candidati che sono stati scelti in un modo discutibile, però le scelte vanno comunque rispettate. Dal mio punto di vista, come uomo che rappresenta idealmente il centro della regione Basilicata, è una situazione questa che si presenta, come dicevo, e che va valutata con molta attenzione, per il semplice fatto che nel corso di questa campagna elettorale non c'è stato il tempo, anche per la brevità della stessa, di vedere una visione politica, una visione del futuro della nostra regione da ambedue le parti, e questo è un dato sul quale bisogna riflettere. Abbiamo visto fronteggiarsi le controparti su problemi sicuramente seri della nostra realtà locale, però i problemi vitali non sono stati messi a fuoco. Quando io parlo dei problemi vitali, parlo dello spopolamento, parlo della mancanza del lavoro, manca per esempio sul territorio una visione dei servizi sanitari territoriali che vanno comunque tenuti nella massima considerazione. Abbiamo visto più una campagna elettorale fisica, di una contrapposizione tra figure e personaggi, ma non abbiamo visto dibattere dei progetti che delineano il futuro di una regione che è in bilico. Ecco, Oggi la se Tanino Basilicata. Fierro fosse stato candidato e se Tanino Fierro fosse il presidente della regione, quali sarebbero i Tre primi? Ecco, problemi, quali? Ma come risolverli? affronterei. Il problema dei collegamenti, prima di tutto. Il problema del lavoro. L'altro problema è il sostegno alle piccole e medie imprese. Ok, e come risolverli? Come Qual è la risolvere? soluzione secondo lei? Attraverso dei contributi finanziari finalizzati alla risoluzione dei problemi, ai collegamenti di una regione che si deve aprire. La regione non può essere chiusa nell'ambito dei propri confini territoriali. Lei, se ricordo bene, fu un grande sostenitore della Grande Lucania. Ancora oggi io sostengo la necessità di interloquire, di andare oltre gli alburni e di andare oltre i calanchi. Se la Basilicata, il governo locale, si chiude tra le perimetra della propria realtà locale, i problemi non li risolve. Ci vuole una concertazione all'interno del Mezzogiorno,
è soltanto una concertazione sovraterritoriale che mette in condizione di risolvere i problemi che ci riguardano. La tratta Napoli-Salerno-Potenza-Matera la si risolve con l'aiuto della Campania della Puglia, noi da soli non ce la facciamo. Come i problemi dei collegamenti con le altre realtà vanno studiati e programmati con le realtà territoriali locali e soprattutto d'un fine, perché noi a livello romano, diciamolo con molta concretezza, abbiamo una capacità contrattuale estremamente limitata e questo non ci mette nelle condizioni politicamente di imporre le nostre decisioni e di realizzare i problemi che maggiormente ci stanno a cuore. Ecco, è limitata, ma possiamo anche dire che una vittoria del centrodestra così larga con una trazione del governo di centrodestra potrà essere comunque un aspetto positivo? Il centrodestra parte avvantaggiato per il semplice fatto che c'è un governo nazionale che è in linea con le loro idee, con i loro ideali, e credo che da questa concertazione possa venire fuori qualche cosa concreto per la nostra realtà. Lei insomma fa parte della Prima Repubblica, viene dalla Prima Repubblica, una classe politico e dirigente che si confrontava molto sugli obiettivi concretamente realizzati. Uno di questi forse le è rimasto insomma nel cassetto dei sogni, era l'aeroporto a Potenza, a Piani del Mattino. Lei ha lavorato molto su quel progetto, poi ebbe anche al suo interno, nella sua coalizione, persone che non la sostennero. E da questo vado a un elemento della campagna elettorale, che è stato quello degli elicotteri di Bardi, senza entrare nel dettaglio. Insomma, che cosa ha pensato? Ma la uscita di Bardi può apparire, secondo una visione estremamente frivola, un'uscita eccentrica, però può sembrare, può essere un punto di svolta nelle relazioni della nostra regione con le realtà esterne. Puntare alla realizzazione dell'aeroporto a Potenza significa cambiare, far cambiare pagina alla nostra realtà. Potenza vive una fase di apatia disarmante, se uno viene a Potenza vede che esiste una comunità senza vigore, senza un progetto, e credo che una struttura di siffatta portata possa generare un nuovo risveglio, un nuovo entusiasmo intorno alla città, che oggi purtroppo non è più tale. Io la ringrazio per averci dedicato del tempo e le auguriamo in bocca al lupo, visto che ci ha annunciato che scende in campo con la sua formazione e con dei suoi uomini, immagino, alle comunali. Me lo auguro il cuore e la ringrazio. Grazie a lei. Arrivederci. A voi studio.